Ciao a tutti, in questo video vogliamo dare dei criteri utili per stabilire quando una funzione è fedelissima, naturalmente in due variabili, risulta essere differenziabile in un determinato punto che indicheremo con P con 0 di coordinate x con 0 e y con 0 interno all'insieme di definizione nel quale è definita la nostra z uguale f di x, y. Dunque, facciamo una piccola premessa. Dopo tutto quello che abbiamo visto riguardante la differenziabilità e il differenziale totale di una funzione in due variabili, andiamo a dare dei criteri utili proprio per stabilire negli esercizi la differenziabilità di una funzione. Sia consideriamo una funzione di due variabili, z uguale f di x, y, anche scrivibile come z uguale f di p. Supponiamo che questa funzione sia definita in un certo insieme E, insieme di definizione, naturalmente in questo caso contenuto in R2, visto che parliamo di funzioni di due variabili, e considerato un certo punto P0 avente coordinate x con 0 e y con 0 interno all'insieme di definizione E, diremo che se questa funzione f di x, y risulta essere parzialmente derivabile sia rispetto alla variabile x che rispetto alla variabile y, e se inoltre risulta vale che è nullo, è pari a 0, il limite quando p tende a P0 di questo rapporto f di p meno f di p con 0 meno la derivata parziale prima della f fatta rispetto ad x in P0 per x meno x con 0 meno la derivata parziale prima della f fatta rispetto ad y in P0 per y meno y con 0 fratto questo modulo p, P0, allora diremo che la z uguale f di x, y si dice differenziabile nel punto P0. Inoltre possiamo fare, dopo aver detto questo che è sempre vero, le seguenti considerazioni. Se f di x, y è differenziabile nel punto P con 0, allora la stessa f di x, y risulta essere continua sicuramente nel punto P con 0. Se la derivata parziale prima della f fatta rispetto alla variabile x è la derivata parziale prima della f fatto rispetto alla variabile y esistono entrambe in E e sono continue in P con 0, allora la funzione f di x, y risulta essere differenziabile nel punto P con 0. Se la funzione f di x, y è definita nell'insieme E, se esistono nel punto P con 0 sia la derivata parziale prima della f fatta rispetto alla variabile x che la derivata parziale prima della f fatta rispetto alla variabile y, se esiste in un intorno del punto P con 0 la derivata parziale prima della f fatta rispetto alla variabile x oppure la derivata parziale prima della f fatta rispetto alla variabile y ed la derivata parziale prima della f fatta rispetto alla variabile x oppure la derivata parziale prima della f fatta rispetto alla variabile y è continua in P con 0, allora la f di x, y è sicuramente differenziabile nel punto P con 0. Pur se la derivata parziale prima della f fatta rispetto alla variabile x ed la derivata parziale prima della f fatta rispetto alla variabile y esistono nell'insieme E, ma non sono continue nel punto P con 0, la funzione f di x, y potrebbe ugualmente essere differenziabile. Se la funzione f di x, y è definita e continua nel punto P con 0, ma non parzialmente derivabile nello stesso punto P con 0, allora la funzione f di x, y non è certamente differenziabile nel punto P con 0. Infine, se la funzione f di x, y non è continua in P con 0 ed è in P con 0 parzialmente derivabile, allora la funzione f di x, y non è certamente differenziabile in P con 0. Bene, stabiliti dunque i criteri in maniera credo precisa per stabilire la differenziabilità di una funzione, naturalmente a due variabili, possiamo interromperci con la parte teorica di questi argomenti per iniziare gli esercizi riguardanti lo studio della differenziabilità di una funzione nel campo delle due variabili. Per fare questo troverete i video che pubblicherò a partire dal prossimo nella playlist riguardante calcolo differenziale in RN che pubblicherò evidentemente nella sezione riguardante analisi matematica esercitazioni.
che comprenderà naturalmente, oltre a quei video già visti sulle derivate parziali di funzioni più variabili, appunto lo studio, gli esercizi riguardanti lo studio della differenziabilità di funzioni di due variabili. Fatto questo, inizieremo la parte teorica riprendendo da questo argomento e tratteremo l'argomento riguardante subito dopo la derivazione e la differenziazione delle funzioni composte. Detto questo, vi auguro un buon proseguimento, non perdetevi quindi i video prossimi, successivi, che riguarderanno le esercitazioni riguardanti lo studio della differenziabilità di funzioni due variabili. Ciao a tutti!